Serie B, il campionato degli italiani. Ambiente sempre più caldo a Pescara, non solo a livello meteorologico. Dopo la sconfitta di Frosinone, nuove polemiche intorno alla società, all'allenatore Baroni, alla squadra. Si pensa già alla prossima gara casalinga con il Modena. La società applicherà lo sconto per i distinti e per le curve, biglietto a 1 euro, ma anche questa decisione ha lasciato varie interpretazioni in una tifoseria che è sempre più lontana dalla propria squadra di calcio. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, l'allenatore Bruno Pace. Buonasera Bruno, ben rivisto. Pensate, Bruno Pace ha iniziato a fare l'allenatore con il Modena, che sarà il prossimo avversario del Pescara. Abbiamo vinto il campionato al primo colpo, l'unica volta come che sempre, ho azzeccato. Il primo colpo è sempre il più importante. È sempre importante. Grazie Bruno Pace. Salutiamo e ritroviamo con piacere il direttore sportivo Giuseppe Tambone. Buonasera Giuseppe, buonasera. Ben rivisto. Grazie. Abbiamo qui sulla destra questa sera Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, sta vivendo un momento di entusiasmo per il suo Teramo, quindi un fatto storico, il traguardo è vicino e quindi tutti pronti per festeggiare. Qui alla mia sinistra vado a salutare Luca Pennese, buonasera Luca, ben ritrovato, e poi il nostro collega Paolo Renzetti che ha seguito il Pescara Frosinone, buonasera Paolo. In regia andiamo a salutare Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per interagire con noi e farci sapere cosa ne pensate della vicenda Baroni, della conferma ufficializzata insomma nelle ultime ore. 392-623-7060 per mandare gli sms, oppure prenotatevi telefonicamente allo 085-93-0020. È un lunedì di posticipo come sempre in campo Perugia e Varese, 0-0 il parziale dopo 32 minuti di gioco. Si sta giocando anche in Lega Pro, è iniziata alle 20.45, Pisa Spal sono sullo 0-0, ricordiamo che domani c'è il recupero del derby tra Frosinone e Latina, ore 18, arbitra Fabri di Ravenna, gara molto importante soprattutto per il Frosinone in ottica secondo posto. A te. Sì, così come è importante il posticipo di questa sera tra Perugia e Varese, anche se il risultato sembra già scontato, nonostante in B nessuna partita è scontata. Andiamo a salutare anche Valerio De Carolis dalla redazione di ForzaPescara.com. Umore sempre più nero per i tifosi. Eh sì Enrico, buonasera a te, un saluto ai tuoi ospiti e telespettatori di TV6, ai nostri utenti ForzaPescara.com. Sì, non è un bel clima, soprattutto dopo le due sconfitte di Brescia e Frosinone. A dire la verità, i nostri tifosi sono stati sempre molto, molto critici, molto un po' schierati contro questo allenatore, anche un po' contro la società, e stanno continuando. Questi due risultati negativi sicuramente non hanno migliorato la situazione. Nel corso della trasmissione poi, come sempre, tu ci darai la linea per leggere gli umori dei nostri utenti. A te Enrico. Che succede Francesco? A proposito dei risultati scontati, io pure pensavo che Pescara-Brescia fosse un risultato scontato, perché qui confermo che il Brescia le deve vincere tutte per non retrocedere, quindi ricordi che dissi l'altra settimana che retrocesse, potevo pensare che il Pescara se lo taglia, volevo dire faceva Karakiri da sola a perdere con il Brescia. Bruno, tu andiamo che vivi a Pescara, anche se la mattina sei impegnato vicino a Pescara, perché la pesca ormai è la tua passione, uomo di mare, lupo di mare. Sfogo per liberarmi dei miei nipoti, un po' di mia moglie, allora me ne vado al mare. Adesso sono c'è 5 nipoti che ti massacrano, arriva la sera, sei distrutto. Adesso è il momento delle seppie, Se vogliamo fare un prendere, va bene. Allora, dicevo, tu che vivi a Pescara, hai trovato, hai sentito tanti commenti dopo questa sconfitta di Frosinone, si è parlato di Baroni, le voci su Oddo, una tifoseria sempre più lontana però da questa squadra di calcio. Sì, beh, questa è una squadra che ha sorpreso sempre in continuazione, perché nel momento in cui sembrava dovesse spiccare il volo si è tarpate le ali, e quando invece stava per agonizzare ripartiva, e questo è perché forse alla base non c'è una linea precisa insomma
di squadra, di gioco. Diciamo che questo è un gruppo più che una squadra. Io non l'ho mai vista squadra, anche se ci sono giocatori. Questa squadra è un gruppo di qualità anche, in molti giocatori, perché sennò non potrebbe aver vinto 7 partite fuori casa e aver avuto non so se c'era ancora il record dei gol segnati, insomma. Quindi ha il miglior attacco sempre il Pescara. Il miglior attacco, e quindi allora io penso che questa squadra 58 gol. Sì, ma no, lui studia. Sto parlando io, per favore. E allora, lei, quando verrò alla sua trasmissione, le darò... serata. Vabbè. Allora, quindi... cioè, per questo motivo, quindi, la gente si sta allontanando dallo stadio? Ma no, si è allontanato dallo stadio perché è delusa la gente a un certo punto. Lo zoccolo duro rimane, eccetera. Poi tutti gli altri che vanno a vedere non vengono perché, insomma, vedono che questa squadra non riesce nel momento decisivo ad avere la personalità. Perché questo? Questa squadra non decolla mai. Perché... mi dispiace dirlo, fino a un certo punto mi dispiace, non decolla il suo tecnico, che a un certo punto, insomma, non si sa, è un po' troppo insicuro, ha delle scelte, delle volte, cioè, è facile parlare da fuori, io ho fatto anche questo lavoro, cervellotica, eccetera, però è uno che poi, secondo me, il lato che mi piace meno di questo signore, di questo ragazzo, di questo giocatore, di allenatore, è un falso modesto, secondo me. Io non l'ho mai sentito dire ho sbagliato, è colpa mia, potevo fare meglio e tutto quanto. È uno che ha solo certezze. Insomma, ecco, la società ha rinnovato la fiducia al tecnico Baroni. Anche qui. Può essere una scelta condivisibile sotto alcuni aspetti e sì, non per altri. Altri. Io però penso, siccome non lo so. Anche se a dire la verità, questa è una precisazione importante, sì. Secondo la società non è stato mai messo in discussione l'incontro di ieri mattina. È servito anche per richiamare e per sollecitare di più la squadra, perché anche la squadra deve prendersi le sue responsabilità. È stato difeso molto, sì, però insomma la squadra a sprazzi ha fatto quello che doveva fare, ma lui... Quindi tu punti l'indice sull'allenatore? No, io penso questo, che non so se, non credo che sarà confermato, io non lo so se vince tutte le partite e andiamo in Serie A, sono il primo a dirgli bravo e complimenti, però avrei visto volentieri, anche se queste ultime 7 partite, magari la scelta o di Oddo o di un altro giovane, eccetera, per vedere come andavano le cose, tanto non è che cambi molto. Cioè, anche quindi avresti rischiato questa soluzione. Si può andare più avanti. E invece Giuseppe, tu condividi questa scelta di andare avanti con Baroni fino a fine campionato? Ma credo che in questo momento la società o ha la possibilità di iniziare già a pensare al prossimo campionato e quindi magari inserire già in questo contesto. Cioè, dici questo perché non nutri molte speranze? No, perché sennò la classifica dice ancora che ci sono due punti. Questo dico, un eventuale avvicendamento avrebbe avuto senso nel momento in cui avevi la possibilità, magari avevi anche il traguardo che ti sfumava, avevi la possibilità di programmare con qualche settimana, perché queste sono settimane importanti per programmare il futuro. Questo non è successo perché la classifica dice che i playoff sono ancora lì e che quindi eventuali scossoni potrebbero pregiudicare un po' tutta la situazione. Credo che dal punto di vista aziendale sia stata una scelta saggia. In passato forse la società ha fatto delle scelte impulsive che poi ha un po' pagato, prima fra tutte credo l'anno scorso con Marino. Quest'anno hanno sposato un progetto e stanno cercando, finché matematica forse non darà torto, di sposarlo. È preoccupante però, ecco, questo saliscendi della squadra. Ragione dopo brutta. Analizzeremo eventualmente, ognuno darà dei motivi a questo rendimento che non è sicuramente costante. Su questa invece decisione ti trovi d'accordo, Francesco? Avresti agito in maniera diversa o no? Mi trovo d'accordo perché a questo punto del campionato, a 7 giornate dalla fine, quando che ne mancano, sinceramente sarebbe stato un azzardo, perché sarebbe stato un gravissimo errore, un delitto calcistico dire cominciamo a programmare la prossima stagione. In parte ha ragione Bruno quando dice prendo un allenatore, vedo se può se è in grado di allenare, ma un conto, prima cosa, è allenare 7 partite, un conto è partire a giugno, costruire la squadra, fare la preparazione e sopportare
tutto il peso di un'intera stagione. Quindi con tutto il rispetto per Oddo o per chiunque altro al posto suo, punto a capo. A 3 punti dai playoff non si può dire che la stagione è compromessa, pur in presenza di una squadra che di alti e bassi ha fatto il suo credo. Di questa stagione compromessa, Luca, al di sotto di quelle che sono le potenzialità, perché è un dato di fatto. Io invece avrei fatto questo cambio anche per una questione, guardando al passato. 4 anni fa c'era Cucureddu sulla panchina del Pescara, 5 anni fa, che era completamente fuori da ogni logica calcistica. Hanno avuto l'intuizione, però lì mancava metterci, più tempo al termine hanno avuto della però stagione. L'intuizione di mettere Di Francesco, i risultati si sono visti. Io avrei dato una scossa, perché è una squadra che non riesce a trasmettere e applicare quelle che sono le sue potenzialità. Io ho visto la partita dalla TV col Frosinone, a un certo punto mi stavo appisolando, perché è un Pescara così amorfo, così succube dell'avversario, era difficile immaginarlo con quei nomi, con quegli uomini. È una cosa che secondo me Baroni deve spiegare. Ecco, la società secondo voi ha deciso così anche perché la squadra è dalla sua parte, o anche per non bruciare eventualmente Oddo, sul quale si può puntare per il futuro, Paolo? Ma io vado un po' controcorrente e dico che probabilmente Baroni non è stato mai veramente in discussione dopo la sconfitta di Frosinone. Diciamo che era stata creata un po' anche un'atmosfera particolare, perché qualcuno premeva già dalla settimana precedente. Sì, anche, però sì. Si era creata questa atmosfera perché evidentemente si voleva fare, però io credo che la società non abbia mai veramente messo in discussione né dopo la sconfitta col Brescia né dopo il KO col Frosinone il tecnico. Seconda cosa, se Baroni doveva andare via, probabilmente dopo il 5-0 in casa col Carpi. E poi un'altra cosa, si vuole puntare l'anno prossimo su Oddo, benissimo, però è chiaro che ci sono ancora 7 partite, c'è la matematica che non dà grandissime ancora possibilità al Pescara di arrivare ai playoff. E poi credo, insomma, anche per quanto riguarda la squadra, diciamo una cosa una volta per tutte, perché io credo che il campionato lo abbia già detto questa cosa: questa è stata una squadra sopravvalutata, lo diciamo adesso perché i risultati lo hanno detto, quindi ci sono delle responsabilità anche dei giocatori, e credo che sia ora che i giocatori iniziassero sopravvalutati. Dopo ci torneremo su questo argomento, perché evidentemente è meno forte di quello che allora, che dopo, evidentemente i numeri non tradiscono, non ho partito, non ho idea di abbiamo al telefono proprio il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, perché molti pensavano che a Frosinone scattasse l'ultimatum, però sono sempre voci non dei diretti interessanti. È vero che ognuno può dire la sua, il tifoso, il giornalista, poi alla fine è sempre la società a decidere. Quindi chiediamo conferma al presidente se c'è stato una timida idea di dare una scossa a questa squadra. Buonasera presidente. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. No, non è stato nessun timido tentativo, perché a parte che il mister ha la fiducia della società, l'ha sempre avuta dall'inizio, anche in momenti negativi di questo, soprattutto dal punto di vista del gioco. Quindi non avrebbe senso cambiare l'allenatore, che comunque seguito dalla squadra lavora, e quindi non avrebbe senso che stiamo parlando poi di... Ecco, la sentiamo a tratti, non so se lei sta in una zona dove il segnale non è dei migliori. Mi sentite? Adesso sì, adesso sì. E allora perché si è creato tutto questo tantam? Addirittura sabato sera pure le testate nazionali davano quasi per scontato l'esonero, la riunione la mattina successiva. Voi vi siete incontrati per capire soprattutto se l'allenatore è con la squadra e se l'allenatore vi dà ancora delle garanzie per questo finale di campionato? Ma noi ci siamo incontrati perché ogni qualvolta c'è stato un momento di difficoltà l'abbiamo sempre fatto, proprio per compattarci rispetto a tutto quello che succede all'esterno, solo per questo. E per il resto avevamo una grande tranquillità su chi avesse continuato a dirigere il Pescara, e quindi non ce l'avamo neanche posti questo problema. Ecco, non so se Francesco dallo studio si vuole togliere quella domanda che avevi in mente, possiamo farla subito. Buonasera Presidente,
ben risentito. Ciao Francesco, buonasera. Ciao caro, si è mai pentito di non aver preso una decisione forte in una stagione che auguriamoci si possa concludere nel migliore dei modi, ma che è andata avanti tra alti e bassi inspiegabili sotto certi aspetti? Diciamoci francamente, a Frosinone si può perdere, magari giocando forse un pochettino meglio, ma non si può perdere in casa così come si è perso contro il Brescia. E quello di la sconfitta con il Brescia. Intanto il Perugia in vantaggio sul Varese, mi diceva Andrea Costantini, vabbè, questo è un risultato. E anche quella partita lì è stato un segnale negativo. Ma io non sono, né io né gli altri miei compagni di avventura siamo assolutamente pentiti di quello che abbiamo fatto, perché secondo me abbiamo preso un allenatore che stava lavorando molto bene con la squadra, consideriamo che l'abbiamo rifatto da capo, ma la cosa di cui probabilmente noi dobbiamo far tesoro è che con molta probabilità in questo campionato non si può prescindere dall'avere in campo tanta gente che ha voglia di emergere, perché purtroppo il campionato ancora una volta, anche quest'anno, ha detto questo, ha detto che le squadre che stanno soffrendo di più sono quelle che sulla carta sono più attrezzate dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di quelli che sono i valori individuali, e quelli che invece stanno facendo molto meglio sono quelli che hanno sempre sulla carta gente che magari è meno conosciuta o che ha più fame di mettersi in evidenza. Io penso che questa è la caratteristica della Serie B, e d'altronde anche noi abbiamo avuto questo tipo di approccio nell'anno della promozione in Serie A, con una squadra che sicuramente non aveva dei grandissimi nomi, ma aveva tanta gente, giocatori bravi che avevano tanta fame di farsi vedere, di mettersi in mostra. Questo è il segreto, a mio avviso, perché non ce n'è un altro, non c'è una spiegazione a quello che sta succedendo in questo campionato se non questa, perché le squadre, ripeto, sempre sulla carta, perché poi sulla carta con le figurine non si va da nessuna parte, come amo dire io, ma sempre sulla carta le squadre più attrezzate come organico sono tutte a soffrire. Chi come noi è lì a due passi dai playoff, ci entra e ci riesce, e chi addirittura è stato fino a due partite fa addirittura nella zona piena retrocessione, chi come il Bari fa fatica ad avvicinarsi perché non dimentichiamo l'organico del Bari, e altre ancora. Purtroppo la Serie B è... Quindi per il secondo anno consecutivo non è bastata una buona campagna acquisti che tutti quanti noi abbiamo apprezzato e giudicato in maniera positiva. Evidentemente serve gente che ha fame, gente che lotta, sì, abile tecnicamente, ma soprattutto agonisticamente preparata a questo tipo di campionato. Ma io penso che noi non è che abbiamo giocatori che non lo siano, però sicuramente nella testa dei ragazzi, a mio avviso, in qualche momento è entrato qualche momento di rilassatezza, perché non si possono prendere cose come il primo che abbiamo preso a Frosinone. Perché non è una giustificazione, tipo 5 persone che lasciano passare uno che nemmeno tanto corre. Ecco, sul fiato, e poi la lasciamo, sul fatto che questa piazza continua a non aiutare, se vogliamo, non so se ha ragione o meno, credo che il tifoso debba stare sempre vicino alla squadra, comunque anche nei momenti più difficili. Ritiene che ci sia qualche motivo particolare, ad esempio anche questa scelta di portare il prezzo ad un biglietto non è stata condivisa da molti, insomma qualsiasi cosa si fa non va mai bene, c'è un motivo secondo lei? Ma il motivo, dico, io penso che noi dobbiamo essere molto onesti tutti quanti e pensare che i nostri difensori... Ecco, adesso torniamo a non sentirla bene. Mi senti, Enrico? Proviamo. Senti? Ancora, sì. Mi senti? Sì. Sì, ascoltiamo. Noi tutti dobbiamo essere molto onesti. Io, qualcuno si arrabbia quando dico queste cose, ma io amo dire sempre quello che penso e la verità soprattutto. Noi abbiamo un pubblico limitato, nel senso che abbiamo una tifoseria che è un numero abbastanza limitato rispetto alle grosse piazze,
Poi abbiamo una piazza che si scalda nei momenti particolarmente felici, però cioè, questo non basta purtroppo. Voglio tenere presente una cosa, Catania che ieri in casa che ha vinto 4-1, era ultima, era terz'ultima in classifica, quindi virtualmente retrocessa. Sì. Allo stadio 19.400 tifosi. Di che cosa parliamo? Parliamo di altri numeri. Bari è una piazza che è importante, sulla quale è... Allora, c'era Luca Pennese che aveva chiesto prima di intervenire, poi sì. Lasceremo il Presidente. Buonasera Presidente, io buonasera. Ti volevo chiedere, ma non c'è una grande amarezza nel non veder valorizzato e valorizzate le intuizioni della tua società? Io credo che in un organico come quello che avete costruito non meriti di essere a 2 punti dai playoff a 7 giornate dalla fine. Non c'è una grandissima amarezza? E poi un'altra cosa, 6 anni fa... circa, avete deciso di mandare via Cucureddu e avete affidato la panchina ad un esordiente. Quell'intuizione si è rivelata, dati alla mano, vincente. Perché non l'avete riproposta? Ma perché sono situazioni diverse. Quando si è rivelata quella situazione vincente, e non lo dico perché c'è differenza tra i tecnici di cui parliamo, lo dico perché c'è differenza tra il tecnico che noi oggi abbiamo e il tecnico che avevamo a quell'epoca sulla panchina, quindi sono situazioni completamente diverse. Noi abbiamo un tecnico, ma non solo Massimo, ma anche altri che sono tecnici preparati, che sono comunque giovani, ed è giusto che facciano. Io ho sempre pensato che noi dobbiamo farci quasi tutto in casa, quindi questo significa che sono così situati a vedere cosa. Va bene, allora mi sembra di capire che, non so se in studio abbiamo capito la risposta, voleva salutarla Bruno Pace, quindi Bruno che ha spesso criticato Baroni come un po' tutti. Buonasera Presidente, ciao Daniele, volevo dire una cosa, non mi hai risposto che ce l'hai con me, no, va bene. Bruno, scusa, però no. Ah, ci sei? Sì. No, volevo dire, ma quando il Pescara ha avuto quello scatto in avanti 2 mesi fa con il cambio di modulo e soprattutto, secondo me, parlo da tecnico di una volta adesso, con l'innesto di Selasi, che fine ha fatto sto ragazzo, che è l'unico centrocampista, secondo me, intelligente, tattico, che sa coprire? Brugman è bravissimo, ma insieme a Memucciai poi succede come col Brescia, che c'è il deserto assoluto e la difesa non Bruno, è mai protetta. Io questa tua considerazione l'ho ascoltata anche ieri sera in un'altra... Però bisogna conoscere i fatti, perché Selasi purtroppo ha avuto una varicella che si è portata appresso... L'ha avuta dopo, perché al posto di Selasi, scusa se ti interrompo, al posto di Selasi addirittura era stato preferito Bruno, che era appena arrivato da Frosinone. Selasi è quello che secondo me ha cambiato tutto, perché oltre a contrastare è quello che in verticale dà il pallone a Melchiori, sì, ma dopo, a Maniero e tutto quanto. Mi è dispiaciuto di non vederlo più, ecco questo. No, ma anche a me. Per la squadra, non per me, per la squadra. Il ragazzo è un ragazzo sicuramente di grande valore e poi soprattutto è di nostra proprietà, quindi immagina quanto dispiace non vedere a me, non vedere Selasi in campo, ma come altri ragazzi giovani che abbiamo, che sono molto... Sì, ma se è considerato, di Selasi, se è considerato Selasi per forza è un'alternativa a Brugman, potevano benissimo giocare Selasi e Brugman, anzi, secondo io, me io concordo con te su questa cosa, sarebbe stato meglio, comunque. No, ma io sono d'accordo con te. E poi l'ultima cosa, e poi non parlo più per tutta la serata, voglio dire, quando mi dicono il caso di Oddo, ma non ha esperienza, ma che vuol dire l'esperienza se uno non deve iniziare? Cosa c'entra l'esperienza? Quando ha iniziato Sacchi, quando ha iniziato Capello, non avevano esperienza, ma io non ho detto questo, eh? Ecco, capisci? Io sono per questo, perché con il nostro allenatore attuale c'è ormai uno stantio che nel caso nostro non abbiamo coraggio, perché siamo qui perché c'è un problema sulla linea, mi dicono dalla regia. Comunque, fino all'ultima domanda abbiamo capito il resto. Noi con la varicella bisogna
bisogna prenderla da piccoli. Presidente, la ringraziamo per questo intervento. Ci auguriamo che contro il Modena si possa tornare alla vittoria. Grazie ancora. Lo auguriamo tutti. Grazie. Allora, ringraziamo il presidente Sebastiani. Prima di tornare in regia, Andrea Costantini, il gol del Perugia. Sì, lo ha segnato Goldaniga sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Goldaniga è un difensore, ha segnato sotto porta deviando una torre di un compagno di squadra. Botta di prima intenzione sopra la traversa. Ora siamo all'intervallo. Poco fa, un minuto fa, anche la SPAL in Lega Pro si è portata in vantaggio sul campo del Pisa. Quindi Perugia Varese 1-0, Pisa SPAL 0-1. A te. Bene, Andrea, ti ringraziamo. Prima di tornare in studio con i nostri ospiti, primo blocco pubblicitario, tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore, con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Allora, rientriamo in studio dopo il collegamento con il presidente Sebastiani. Insomma, questa squadra, Giuseppe, come si può svegliare e dove si deve intervenire per risolvere i problemi che sono oggettivamente sotto gli occhi di tutti? Ma credo che innanzitutto il Pescara sconti sia un deficit dal punto di vista della personalità e sia soprattutto una scarsa attitudine per molti di questi ragazzi nel lottare per qualcosa di importante. È vero, è una squadra dai grossi valori tecnici, una squadra che tranquillamente era tra le prime 4-5 di questo campionato, e vedendoli giocare viene la conferma di questo. Però poi, tra l'essere individualità ed essere squadra, c'è di mezzo tutto un lavoro che parte spetta al tecnico e parte spetta ai calciatori. Io credo che, augurandoci che il Pescara riesca a centrare questo obiettivo dei playoff, perché comunque è a pochi punti e ha tutte le possibilità per farlo, si rischia in questa stagione veramente, con dei valori tecnici di questo campionato notevolmente abbassati sia rispetto all'anno scorso che anche a 2 anni fa, di lasciare la mare in bocca ad un ambiente che possa diventare la stagione dei rimpianti, no? Ma il rischio grosso è questo, perché ripeto, io credo che la squadra abbia grossi valori. Non è vero che è stata sopravvalutata, è che purtroppo questo andamento altalenante dimostra che la squadra non ha un equilibrio, non ha delle caratteristiche fondamentali. Il presidente parlava dei giocatori che hanno fame, ma quello è un qualcosa anche a livello credo che questa squadra... Non crede a questo tipo di discorso, giocatori che hanno fame, no Bruno? Quello si dice quando si perde, ci vuole fame, invece no, bisognava armonizzare queste qualità individuali con un gruppo che fa finalmente una squadra. Invece così si è andato ancora avanti. Questo spiega perché due ne vinci, due ne perdi, perché secondo come si sviluppa l'azione, ma non di squadra, individuale, di persone così. Questo allenatore, e mo ripetiamo un'altra volta, magari è bravissimo, diventerà bravo, se gli dici aerobico e anaerobico lui sa tutto, sa la catena di destra e di sinistra, sa tutto di questo, capito? Oppure un mediano alto, solo un mediano basso e alto 90, insomma. Ma non vuol dire questo sapere allenare, lui non entra nella mente dei giocatori. Lui, quando ho visto io quel fessacchiotto il Padovano, Pasquato, che lo ha mandato a quel paese uscendo dal campo. Quello però succede da diverse parti, anche tra le squadre che vincono. Non titolare da quella volta. Tu punisci magari uno che ha qualità. No, è un dato di fatto. Cioè, questo che segno è, dal tuo discorso, che non ha... E segno anche certe scelte sue all'improvviso, metto questo, metto Pettinari. Però la squadra è tutta con lui. Metto Caprari, ma è tutta con lui. Che ti dici? Tu hai mai sentito uno che dice sono contro l'allenatore? No, la squadra è tutta con lui, sì, tutte quindi lui. Non credi alla versione che questo allenatore ha rischiato anche di, in altre occasioni, di perdere Pescara la panchina? Ha avuto dei grandi personaggi, non diciamo sempre i soliti, sì. Galeone e Zeman, ma ha avuto anche Tom Rosati, tanti altri che entravano nel cuore della gente. Questo è il cuore della gente, non sa neanche cos'è. Questo non ho mai visto ridere io. Ha voglia che uno sembra che io ce l'abbia con lui perché parlo così, e sbaglio pure a parlare così. Però mi viene schifo. Non che non la voglio fare a Bruno, ma
Secondo voi l'allenatore è importante, non determinante, come? Occhio. Certo. E non parliamo di percentuali, è importante, no? Certo. L'allenatore. Mi dite, Baroni, che cosa ha dato a questa squadra? Questa è la domanda che io... Prego, Bruno. Di fare. Ditemi no, che cosa ha dato. Ordine nel gioco difensivo? Certamente no, perché gli svarioni di questa squadra... Poi mi si dice, forse i difensori non sono all'altezza. Poi un altro... Se questa squadra va ai playoff è solo merito della squadra, se non ci va è colpa dell'allenatore. No, se ci va sarà anche merito della, del... ci mancherebbe, come non è merito dell'allenatore? Però io non... se penso al valore, cioè, di... quanto allora, incide? Facciamo un raffronto. Sì. Prendiamo i giocatori del Pescara e prendiamo i giocatori del Carpi. Tu dici, ma un discorso che facciamo dall'inizio del campionato, lo facciamo. Ho capito, ma noi se lo facciamo all'inizio comunque questa è una squadra di talenti, scusa, nostri, anche di promesse. Ci sono alcuni che fanno le promesse da anni, tipo Caprari, tipo Pasquato, sono sempre promesse. Però era, c'è anche... era quello che volevo dire prima io quando parlavo di squadra che probabilmente è stata sopravvalutata, perché ci sono giocatori che ogni anno si dice che potranno essere i giocatori decisivi per il campionato, non lo so, però non credo che Pasquato e Caprari non riescano ad incidere, Paolo, perché l'allenatore, casi come ma ti posso fare anche qualche altro nome, Pucino, sì, vabbè, Pesoli, Pucino, io parlo lo stesso Zubaric, perché questi qua non sono cresciuti? Perché doveva crescere prima l'allenatore, bisognava far ad esempio negli spogliatoi di Frosinone, c'era il direttore sportivo del Frosinone, che quando vedeva le sostituzioni diceva mannaggia, adesso entra Pasquato, adesso entra questa è una squadra che nomi importanti, no? Però alla fine, allora io auguro a Pasquato di arrivare adesso a essere titolare nel Real Madrid o nel Barcellona, certo, nemmeno in Italia. Ma chiedo scusa, se Pasquato sono 4-5 anni che si parla di questo giocatore, il Pasquato, dicevo, Pasquato per dirne altri, no? Perché Caprari, quando a gennaio è stato preso Pasquato, tutti quanti hanno, ma è entrato Brugman in campo. Benissimo, cioè, ma se che... Pasquato sono 4-5 anni che si dice è l'erede del Piero, è il nuovo fenomeno, e questo, e quest'altro, e questo sta a Pescara, poi è stato con la Venice, poi dove che sta, e non esplode, un motivo ci sarà. Quindi non è la responsabilità solo dell'allenatore per determinati giocatori. Ma qui e negli altri anni? Io parlo per quello che ho visto qua. Quando ha fatto bene, poi all'improvviso è stato tolto, cioè, adesso è arrivato, con tutto il rispetto, non è che Selasi risolve il problema di questa squadra. Selasi ha dato un ottimo contributo finora, no? Non c'è il filtro, non c'è però il filtro. Come dici tu, Bruno, cioè, se la squadra nel complesso dà il massimo, anche il Selasi rende, altrimenti Selasi non ci fa fare quella differenza. Sarà, io credo nei numeri, con Selasi la squadra ha fatto ordinata, moltissimi risultati, è andato via Selasi, ha cominciato a perdere. Nel periodo nel quale non ha cambiato formazione, ma non per Selasi, per uno come Selasi. Ogni settimana una volta giocano questi 11, poi la domenica dopo ne levi 3 e ne metti in altre 3, poi ne levi 4 e ne metti in altre 4, alla fine prima o poi ti accorgi dei fatti oggettivi, squalifiche, infortuni, così prendi pure una cosa che contesto, che rimprovero a Baroni, è il fatto di non credere, di continuare, ed è stato così dall'inizio della stagione, non credere nei giovani, perché noi abbiamo dei giocatori in panchina tipo Abecassis, Torreira, lo stesso non hanno mai giocato, non siamo riusciti a vedere se questi sono giocatori all'altezza. Ma perché davanti hai dei nomi, perché hai paura di gestire gente più grande. Non fai una rosa così ampia. Ma se io ci risiamo sempre il solito discorso, è ovvio che si fa il solito discorso, ma se io sono costretto a far giocare, perché lì è stato costretto, come si chiama? 10 volte che lo domando. Ma no, il terzino, il ragazzo, Vetturini. Vetturini. Perché è stato, fu costretto. Questo gioca bene. Dov'è scritto che non deve giocare la partita dopo? Aspetta, fermo. Se non metto a strillare. Sì. Ripeto la domanda, perché forse non sono stato chiaro. Sì. Gioca Vetturini perché ci mancavano quasi tutti i difensori in quel ruolo. Benissimo, prego. La Cittadella. Non chiedi una rosa di 30 giocatori che arrivano. Benissimo, non bene. Perché non confermarlo? Giuseppe, gli vuoi rispondere? Chi mi risponde? Giuseppe. Ci provo. Il problema è che secondo me il Pescara ha allestito una rosa abbastanza ampia.
contando proprio di avere il valore aggiunto da questi ricambi continui che potevano proporsi in ogni ruolo. Beh, esce Tizio, entra Caio, lo stesso però livello. Però lui ti dice se questi non rendono, esce Tizio, però, no, facciamo completare. Aspetta, Giuseppe. Però il problema che si è creato, secondo me, è stato un altro, nel senso che faccio l'esempio degli attaccanti. Io credo che il pacchetto avanzato che ha il Pescara, Politano, Pasquato, Caprari, Sansovini, Melchiorri, aveva anche Maniera, a Pettinari, che secondo me è uno degli attaccanti giovani più forti che girano in questo momento in Serie B. Dopo Avenatti, credo che sia uno di quei giocatori che l'anno scorso ha dimostrato di essere proprio il prodotto. Più si sottolineano questi valori caso, e più emerge la carenza. No, però per dire, con questo tipo di giocatori, è chiaro che se ho 5-6 giocatori di questo livello, io allenatore, se facessi l'allenatore, cercherei di sfruttarli al massimo possibile in numero ancora maggiore. Quindi non ci sarebbe spazio per i giovani. Qui invece il Pescara, no, non solo il discorso è qui invece il Pescara, avendo cambiato il vestito, perché il Pescara era partito con un disegno tattico di un altro tipo, però ha provato per in emergenza a mettersi questo e è andato discretamente, lo mantiene, siamo al punto che è un giocatore molto offensivo come Politano, si sta sacrificando in un ruolo che non è suo, perché secondo me è quello che anche tiene se la stagione di Politano è da incorniciare, perché è stato assolutamente però ecco, per dire, gioca Tizio, gioca Caio, è perché probabilmente quelle che erano le idee iniziali non si sono riusciti a materializzare. Se io avevi fiducia di Selasi, Bruno, ti ritrovavi Bruno, ti sei ritrovato Bruno, cioè avevi Selasi, hai preso Bruno e è uscito Selasi, ha giocato Bruno, quindi significa Bruno dopo che Bruno si è stirato, vabbè, quello può giocare avere. Il persone che non conosce, è entrato Pettinari dopo 10 minuti che era arrivato a Pescara e poi non ha più giocato. Allora che fa? Questo deve avere, secondo me, probabilmente ci sono delle nello spogliatoio, perché ci sono delle gerarchie, probabilmente quelle sarebbe un grosso limite. Allora siccome no, appunto, ma sono delle gerarchie, squadra, una personalità, proprio perché non ce l'ha il tecnico. Dai, su. Io credo che il problema del Pescara quest'anno, è vero che Giuseppe parlava dei tanti attaccanti e del pacchetto avanzato del Pescara che è di grandi qualità, ma non a caso il Pescara è il miglior attacco. Il problema era e rimane la difesa. E hanno segnato in pochi. Ma il problema, a mio avviso, era e rimane la difesa. Probabilmente sul mercato è stata cambiata totalmente, però il Pescara tanti gol prendeva l'anno scorso, tanti gol prendeva 2 anni fa, tanti gol prende quest'anno. Paolo, voglio dire, sulla difesa probabilmente sono state fatte delle scelte che non dico non sono state indovinate, ma che probabilmente non hanno reso quel che si pensava. Però quando sono arrivati Salamon, Fornazzi, però la squadra continua a prendere 2 gol a partita, ma la squadra Bruckman in mezzo, ho capito. Salamon dietro a fare il regista, è chiaro. Sì, che però i numeri dicono che Pescara incassa sistematicamente quasi 2 gol a partita. Paolo, non credo. Hai ragione, perché i numeri dicono questo dico. Però la difesa, secondo me, è lo specchio di un equilibrio che non si è trovato, non solo in difesa. È chiaro, ci sono dei gol che hanno nome e cognome, perché pensiamo al gol preso all'ultimo minuto a Spezia, sono saltati in 3 da soli in calcio d'angolo al 92esimo, con Puccino, che è una cosa che non esiste da nessuna parte. Quindi il problema, quelli sono errori individuali. Errori individuali, che però derivano da una fase difensiva che non è solo dei 4 difensori, che è di tutta la squadra che non riesce. Sono molto spesso uno contro uno. Speranze di quando sono piazzati legate a cosa per riemergere, perché i playoff sono lì, ma il Pescara non c'è. Il problema, le speranze sono legate, come diceva il mister, solo alle qualità degli individui che compongono questa rosa. E invece però la preoccupazione nasce anche se andiamo a vedere quello che è successo l'anno scorso a Lanciano. Perché l'anno scorso a Lanciano, nelle ultime 10 partite, in una situazione analoga, è franata l'aspettativa del rossoneri. E questo che crea, secondo me, anche una preoccupazione nell'ambiente biancazzurro, nei tifosi. I tifosi non credo che siano autolesionisti o pazzi che vedono i fantasmi. Credo che abbiano il timore di non veder raggiunto un obiettivo alla portata in un contesto così mediocre come quello della Serie B attuale. E' questo che crea allarmismo, ha creato questa pressione. Ecco, prima di andare da Andrea Costantini, apriamo e chiudiamo la parentesi, perché la figuraccia rimediata per il fatto delle divise non è mai accaduto nella storia del Pescara, una società che
non portava una seconda muta in trasferta, perché tocca alla squadra che gioca in trasferta cambiare la divisa. Non sappiamo di chi siano le responsabilità, però è una figuraccia che non si doveva fare, e quindi se ci sarà un responsabile è giusto anche che si paghi, perché si fanno tanti sacrifici, i dirigenti fanno tanti sacrifici, i tifosi, per una caduta di stile di questo genere. Le partite si possono perdere, si possono commettere tanti errori, ma figure di questo genere credo che a livello professionistico e anche a livello non professionistico non si debbano fare. Però dico, quello che sto per dire a mo' di battuta, per sdrammatizzare un po', come quando ho detto, vedi che bisogna prendere la varicella da bambini, da piccoli. Portare un borsone di più con 20, no, 25 ma portare due mute è quasi scontato. Oppure, non penso che sia una cosa tanto difficile. L'unico anno in cui avevo la responsabilità di guidare il gruppo direttamente con il Napoli. Noi ne portavamo tutti e tre. Io non dico tre, ma tutte minimo tre. Due se ne portano. Tutte e tre, no? Un po' perché in Serie B, in Serie C all'epoca non sapevi che cosa poteva succedere. No, è un disguido, perché è un anno che il Pescara non porta due muti in trasferta. Ma sì, aspetta, com'è? È da quasi un anno che non si portano due muti in trasferta, e adesso c'è posso cercare di interpretare un po' queste dinamiche che vogliamo interpretare. Allora, di solito è un anno che si sbaglia. Di solito succede, è buona abitudine, proprio per fermo restando che la divisa bianca o quella neutra si porta sempre, su questo non ci piove. Però molto spesso durante la settimana si chiama l'altra squadra, voi con che divisa cercate di giocare, e ci si adatta all'avversario. Sì. Il problema in questo caso, credo, però sia se arriva l'arbitro che per ragioni televisive o per ragioni sue decide di non giocare con quelle divise, tu devi essere pronto. Esatto. No? Lì poteva succedere anche un'altra cosa, magari per evitare la figuraccia al Pescara, una Frosinone bianca al Frosinone. No, una seconda no, la metteva al Frosinone. Sì, però come regolamento tocca al Pescara. Con lo stabilo boss sì, verde, no? Come regolamento tocca al Pescara. Sì, no, per dire. È successo solo questa volta. No, non è successo. Andrea, allora, aperti e chiusa parentesi. Era un ripiego. È un errore gravissimo che si per l'amore di tante volte. Andrea, è inspiegabile, punto. Tanto sei in punto. Leggiamo allora qualche messaggio che è arrivato, poi passiamo anche alle telefonate. Sì, allora guardiamo qualche messaggio, poi possiamo andare con le telefonate, il tempo tecnico poi di approntare. Sì. Intanto sempre 1-0 a Perugia, si gioca da 16 minuti nella ripresa. Non sono d'accordo, doveva prendere Oddo, ha fatto bene a Viareggio, invece Baroni della Team Cup ha perso nella prima giornata con il Sassuolo di Francesco, ma se va in Serie A non fa come il 2012-2013. È un po' confuso questo messaggio. Sì, non solo confuso. Andiamo avanti. Baroni ridicolo, resta ancora attaccato alla panchina, vergogna. Ancora? Vabbè, è normale che adesso i tifosi puntano l'indice sull'allenatore. Non capisco perché farsi ancora del male, ma cosa deve succedere per far cacciare questo allenatore? La società vuole i playoff o no? Siamo stufi, comunque è sempre Forza Pescara. Colgo l'occasione, Andrea, per chiedere anche agli amici, perché anche questo fatto che la società non vuole andare in Serie A, questa è una barzelletta ed è un discorso da tifoso, perché andare in Serie A comporta un incasso di milioni e milioni di euro con diritti televisivi. Qualcuno potrebbe dire sì, ma dopo devi affrontare la Serie A, senza fare le follie di due anni fa, no? Ma ti dà un respiro. Quindi, poi hai anche l'Aquilone a metà l'anno dopo. Paracadute, sì, l'Aquilone. Andiamo avanti, Andrea. Paracadute di Lo sapevo, dai, forza, Andrea. Discreto. E come la tua varicella? Allora, vediamo il prossimo messaggio. Non solo non è stato esonerato, ma neanche si è pensato di farlo. Perché tutto questo attaccamento a Baroni? Non so qualcuno vuole rispondere? Evidentemente hanno fiducia in Baroni, non c'è altra spiegazione. Prego, Andrea. Sì, vediamo il prossimo. Buonasera, sarei stato per l'esonero mesi fa. Baroni non mi piace, ma ora è inutile. Ora dobbiamo tenerlo fino alla fine. Sì, può anche essere una scelta condivisibile quella di tenerlo per... Stato... C'è anche la scossa quando si cambia, che sul tempo breve. Ci sono stati presenti che hanno esonerato gli allenatori ai playoff addirittura, no? Appunto. Un caso fu quello della Regina con Bolchi, se non ricordo male. Ancora? Ok, prossimo. Delle due l'una, o l'organico messo a disposizione dalla società è scarso o lo è l'allenatore. Comunque sempre una delusione per noi tifosi. Allora, leggiamo l'ultimo e poi andiamo da Valerio De Carolis.
Mi sa che l'effetto Sansovini si è esaurito, spero di no, ma lo temo. Abbiamo bisogno ora di pettinare Caprani, meritate questa maglia e forza Pescara. Allora, molti, sì, questo discorso su Sansovini, perché all'inizio ha fatto subito meraviglia, no? Però non facciamo passare adesso Sansovini come il capo espiatore degli ultimi risultati, no Luca? No, assolutamente, anche perché l'impegno e l'abnegazione che ci mette Sansovini è da modello e da simbolo per tutti i compagni di squadra. È innegabile però che comunque ci può stare di avere un periodo di appannamento, e lì l'allenatore è bravo, dice ok Marco, hai dato tantissimo in questo mese, è stato determinante, ci hai fatto vincere col Catania una partita meravigliosa, però siediti un attimo, magari proviamo Pettinari che ha fisicità, ha brillantezza, no, magari Caprari, ha soprattutto che sta qui da anni, forse deve dimostrare quello che vale l'allenatore. Caprari a me come carattere mi piace, uno che non si sa quello che entra, fa il romano, ancora entra dentro. È indolente, è un giocatore indolente. Però a proposito di Sansovini, sabato Melchiorri è squalificato, quindi sì, potremo vedere. No, credo, gioca Pettinari. Dico potremo vedere la coppia Sansovini-Pettinari, perché è giusto dire che Sansovini ha avuto una flessione nel rendimento, e lo dicono i fatti, però anche Melchiorri, che fa un grandissimo lavoro, è un giocatore che nelle ultime partite è apparso un po' appannato, e non voglio tornare al gol clamoroso sbagliato alla Spezia, quindi è chiaro che un giocatore che tira la carretta per tutto il campionato, cioè, era inimmaginabile. I nostri attaccanti sono stati poco sporchi, hai letto quello che ha detto Barone? Siamo stati poco sporchi in attacco, buttatevi per terra, ma non l'hai letto? Non l'hai letto? L'avete letto? Tu devi andare ancora a cena con Baroni, ti ricordi? Sì. Ma no, ma Baroni, a me dispiace che io dopo esagero, parlo troppo, e poi quando torno a casa... Sono ruoli diversi. Dico, no? Ma che cretino, perché... Anche quando eri allenatore tu ti criticavano. No, ma sembra che ci metta del livore, capito? Questo mi scoccia un po', dopo mi scoccia, perché al momento sono un istintivo, dico quello che mi passa per... Mi piacerebbe, l'ho detto durante la sigla della trasmissione, a Luca e a... Cosa? Che mi piacerebbe tanto andare a cena con Barone, perché ho 7-8 domande, pochissime, sì. 7-8, e prima gli faccio la premessa, gli dico: mi dica lei cosa devo fare per dimostrare che di calcio ne capisca abbastanza, gli schemi con 11 contro 11, no, come fanno molti allenatori, che 11 e dalla parte... Eppure è già nel mirino di qualche club di Serie A. Ma io auguro a Baroni di vincere lo scudetto nel campionato di Serie A italiano, io gli auguro tutto il bene del... Andiamo da Valerio De Carolis da Forza Pescara. Valerio, un paio di messaggi, poi pubblicità e poi telefonate. Ok, allora ti leggo questi due messaggi. Una dice di Eddie65129, che dice: le altre squadre fanno punti, invece il Pescara e me è rimasto fermo. La società può mettere anche i biglietti a un euro, ma questa squadra, se non fa punti, rende amaro il fine settimana alla tifoseria. A proposito dell'argomento Sansovini, chi è che concordo pienamente con il pensiero di Bruno Pace? Leggo. Era riferito alla Nippon telefonata 1936. Sì, questo era riferito. Scusami, alla telefonata. Valerio, ti ho tolto. No, no, hai fatto benissimo. Ti leggo gli ultimi due. Sì. Nucci 83 dice: se Sansovini avesse una punta di peso, proprio in riferimento all'argomento che stavate affrontando, avesse una punta di peso a fianco che lo esonerasse da compiti che non gli competono per caratteristiche fisiche, renderebbe molto di più, come Melchiorri d'altronde. Voglio andarvi a leggere un altro posto e scorro veloce, non voglio far arrabbiare il buon Francesco. Si innervosisce, ma non è che devi leggere, lo sta scorrendo. Tutti così fate. Sì. Allora, io vorrei, ovviamente questo è riferito, è un po' critico, però è un pensiero molto intelligente. Andrea Bastione dice: io vorrei chiedere come mai da 3 anni a questa parte i nostri ex trovano aria più salubre altrove, rinascendo, allenatori compresi, a nuova vita. Ho sentito i vari Giacomelli e Ragusa parlare di clima ideale a Vicenza, meno pressioni e pubblico vicino alla squadra. Una volta queste erano nostre caratteristiche, un tempo chi giocava qui addirittura metteva case e attività, ora siamo una piazza di passaggio che assicura un discreto stipendio e poche grane anche a chi non si impegna. Questo scarso attaccamento alla maglia è dovuto a dirigenti che non sanno coinvolgere? Quindi un senso di appartenenza o proprio l'aspetto tecnico che è diverso, Bruno? Vicenza ad esempio, per Giacomelli e Ragusa, per altri allenatori che stanno in altre piazze, lo stesso Marino che
o Cosmi a Trapani. Adesso il Vicenza ha fatto una serie straordinaria. No, ma l'esempio di Vicenza, di perché risultati. Molti giocatori qui non rendono da altre parti? No, Vicenza è anche tosto. A Bergamo dove sono andati 2000 spettatori a minacciare i giocatori se quindi non avessero non è la pressione. Dipende da come vanno le cose. Si debba pure finire con questa, tra virgolette, Pescara barzelletta della pressione a Pescara. Ma mi spiegate a Pescara qual è questa pressione? Che cosa, che dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, non mi sembra che ci siano state rivoluzioni di popolo, quindi la pressione. Però leggendo il pensiero del tifoso, non sappiamo se è sotto l'aspetto tecnico che rendono di più o perché si trovano meglio. Dire Giuseppe, che c'è tutta questa pressione a Pescara sulla squadra mi sembra esagerato. Credo che abbia ragione Paolo. Bisogna anche considerare però che nelle ultime stagioni il Pescara non è riuscito a mantenere, ecco, una stabilità, ma stabilità che fortunatamente ha portato anche a una stagione, una vittoria del campionato forse insperata, perché era una stagione di transizione e si è vinto, quindi si è arrivati in Serie A impreparati, è andata come è andata quella stagione, torni giù l'anno scorso e cerchi di ripartire subito, quindi lasci stare un po' la programmazione per il tutto e subito e non ti riesce. Quindi ha ragione Luca Pennese quando dice si paga il dopo Zeman, no? È chiaro, no, non è che si paga il dopo Zeman. Non voglio dire questo, però ecco, questo tipo di continuità porta magari all'usa e getta giocatori che per il progetto che hai al momento ti devono essere utili e non riesci, ecco, a mantenere anche quella. Francesco, velocemente, sì. Uno, non si può rivoluzionare ogni anno un organico, due, con giovani, meno giovani, ma non si può rivoluzionare, due, per quel poco che capisco io e che mi insegna la storia di tante squadre, le squadre si costruiscono, con tutto il rispetto per i presidenti, i dirigenti e tutto il resto, si costruiscono insieme all'allenatore. Io non lo so se questa squadra. Quindi tu riconfermeresti Paroni il prossimo anno, in modo che c'è continuità. Che faccio? Io riconfermo Paroni. No, stai parlando di continuità. No, si fa insieme all'allenatore. Se viene un altro allenatore, ti chiede altri giocatori. Se viene un altro allenatore, costruisci la squadra con l'allenatore, cercando di poter confermare quelli bravi di quest'anno. Luca, e poi andiamo alle telefonate. C'è la controprova, non perché voglio metterti contro, però a Lanciano c'è una società che fa la squadra e c'è un allenatore che l'allena, arriva dopo l'allenatore, la società fa la squadra, l'allenatore, questi sono gli uomini, allena. Ma sono c'è anni, una differenza. Anni, no, che ci a Torino il nostro amico Max non credo che abbia inciso sulla formazione della squadra, eppure facciamo gli scongiuri, sta vincendo lo scudetto. Tu sei il capo operaio, io ti do sai perché questo? Perché alcuni allenatori scorretti e ladri anni fa, potrei anche fare dei nomi, ma non voglio. Sai che facevano? Facevano la squadra, mangiavano sugli acquisti in generale e poi si dimettevano dicendo non siamo contenti, non sono contenti, e andavano dall'altra parte perché ancora cominciava il campionato e quando io parlo che la quando squadra è possibile farlo, però ora non si può fare più. All'allenatore, ora non si può fare più a cambiare squadra. Caratteristiche tecniche dei giocatori. L'allenatore, se a me mi dici io voglio Luca Pennese o voglio Paolo Renzetti, io con l'allenatore costruisco la squadra con le caratteristiche, poi la società, se io gli ho chiesto che voglio è un lavoro d'equipe, no? Bravo, un difensore centrale con determinate caratteristiche e poi me ne prendo un altro è un pochettino. Allora fammi chiarire il pensiero con Bruno. Anche si poteva giocare, cambiare squadra anche giocando la Coppa Italia prima del campionato, te lo ricordi? Anche facendo le partite di campionato si poteva cambiare squadra per no, all'inizio, prima ancora che iniziasse il campionato, la stagione ufficiale. Figuriamoci quando poi si potevano cambiare le squadre anche dopo, a campionato novembre, in corso. Ma voglio dire, molti operavano nei mesi di agosto e settembre. Prima. Io me ne vado perché... Sentiamo un paio di telefonate. Pronto TV6? Pronto? Buonasera. Buonasera, con Enrico, chi parliamo? Buonasera, sono Sergio dal Circo degli Operai. Buonasera signor Sergio, immagino come state stasera. Tant'è che io qualche settimana fa ti dissi che avrei telefonato alla fine del campionato, ma proprio non è possibile, guarda, non ce la facciamo più, insomma. Sì. Senti, intanto buonasera a te e a tutti i tuoi grandi ospiti. Grazie. Allora, io questa sera, guardi, ho telefonato per vogliamo essere buoni questa sera, guarda, è la prima volta, siamo sempre critici, un po' cattivi. Invece questa sera vogliamo essere buoni, vogliamo dire due parole di incoraggiamento al mister Barone. Siccome lui è un po' timido, quindi ha bisogno di essere incoraggiato, allora gli vorremmo dire due paroline di incoraggiamento per andarsene via da Pescara.
lui non deve, cioè per, deve fare una cosa, anzi tre cose deve fare, facilissime, guarda, per andare via non è che ci vuole chissà che cosa. Prima cosa deve prepararsi la valigia. Seconda cosa, deve comunicare alla società: da questo momento io non sono più l'allenatore del Pescara. Terzo, mette in moto la macchina e sgomma. Non vuole sgommare, vuol partire, quindi, non c'è mezzo. Sembra di capire che la pazienza è finita anche da parte vostra, che l'avete sempre appoggiato, no? Sì, sì, ma noi all'inizio eravamo d'accordo, eravamo contenti, ma più che altro per quello che aveva fatto l'anno scorso a Lanciano, mica perché noi non lo conoscevamo come allenatore, però per quello che aveva fatto a Lanciano pensavamo che era un ottimo allenatore e quindi ci siamo fidati, però purtroppo noi non siamo per quelli che dicono perdiamo una partita, due partite e si manda via l'allenatore, però quando un allenatore dimostra chiara, totale, palese, manifesta incapacità, non bisogna dare ultime spiagge, ultima partita, bisogna mandarlo via subito, solo in questo caso bisogna cambiare l'allenatore e purtroppo Baroni è uno di questi. Poi non sono d'accordo, non siamo d'accordo con il signor Di Francesco, questa è la prima volta Di Francesco che non siamo d'accordo con te. C'è sempre la prima volta in tutto, no? Accetto tutte le critiche, ci mancherebbe. Purtroppo. Un allenatore può essere cambiato anche a sette giornate dalla fine, caro Di Francesco. Specialmente un allenatore come Baroni, io lo cambierei anche durante l'intervallo, tra il primo e il secondo tempo dell'ultima partita di campionato, addirittura. Non dimenticate che io ho sempre detto, sono mesi che dico che Baroni andava tolto, già prima ancora della clamorosa sconfitta in casa con il Carpi 5-0, che andavo dicendo che forse Baroni... Però adesso, signor Sergio, la società ha deciso così... Quindi lo so. Non pensiamo all'allenatore, non pensiamo a quel giocatore, pensiamo a tifare, perché anche in questo stadio il tifo non c'è. Mi rendo conto che delusione su delusione. Non abbiamo più il fiato. Enrico, non abbiamo più il fiato per strillare, non abbiamo più il fiato per tifare, non ce l'hanno tolto completamente il fiato per parlare, pure per parlare addirittura. Quindi io direi, allora, anche perché cambiando un allenatore, adesso non è che deve venire un allenatore che chissà che cosa deve fare, tanto oramai gli allenatori, sappiamo tutti, conoscono tutti i giocatori in circolazione, tutti. Ogni allenatore conosce tutto di tutti, insomma. Non so se Bruno voleva risponderle. Volevo dire questo, insomma, un po' di esperienza. Adesso Baroni, se vuole fare bene queste ultime sette partite, deve levare, io non credo a sto fatto che lo spogliatoio è tutto con Baroni, deve levare 7, 8, 10 giocatori e fare queste ultime partite con 15, 16 giocatori, 17, quelli di cui si fida di più e meglio, e levare gli altri che devono parlare, si allenano poi dopo con altri gruppi. Lui ha scelto un gruppo, come del resto l'anno scorso a Lanciano, ma gli altri sono 13, 14, 15 giocatori e sono quelli che si alternano, perché chiaramente, ma le ultime tre partite le scelte vanno fatte, non si può gestire Sergio, intanto la salutiamo, grazie per il contributo. Scusa, volevo dire una cosa. Una volta c'era un grande presidente, il signor Sibiglia, non il commentatore, che era pure un grande, il nostro Sibiglia, che era pure un grande presidente. Sì. Il Sibiglia, l'allenatore, il presidente dell'Avellino. Sì, l'amico di Bruno Pace. Amico mio, sì. Lui aveva come allenatore un certo Rino Marchesi, che a quei tempi veniva considerato un fenomeno, un astro nascente, un grandissimo allenatore. Lui mandò via Rino Marchesi e disse queste parole: ho tolto l'allenatore Rino Marchesi perché lui è, secondo me, è come un medico che non ti fa mai morire, però non ti fa stare mai bene. Queste sono le parole di Sibiglia, lo disse su Rino Marchesi. Grazie, Rino Marchesi. Grazie ancora. Grazie, è vero Bruno. Marchesi disse così. Grazie Sergio, grazie. È un bravo medico che ti fa stare, ma non ti fa star bene, ma ti tiene in vita, così, proprio come ha detto il signor Sergio. Allora, un'altra telefonata e poi pubblicità. Pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Ciao Enrico, sono Mario. Buonasera Mario. Lasciamo perdere la figura da Pescara Wisp che abbiamo fatto a Frosinone, per i calzettoni acquistati a Lupin 5 minuti prima della gara e le maglie con i numeri stampati. Lasciamo perdere queste cose. Tu sai il mio pensiero: se non va via il vostro presidente, il Pescara non farà mai niente. E scusami se ci ho fatto per la rima baciata, ma voglio raccontare una cosa. Qualche sera fa, proprio il giornalista Renzetti,
sulla vostra stessa intende, su TV6 se non sbaglio, stava parlando col direttore sportivo del Teramo e c'era un signore che qualche volta si è visto pure per i programmi del Pescara, non lo so, Arquilli, Arcilli, non lo so come si chiama. Quella, ieri sera, Angela, la allora, trasmissione di ieri sera. Sì, beh, vabbè, io adesso... Io sono un malato del Pescara, vengo a cercare sempre i canali di Pescara e dintorni per seguire le notizie e mi sono fermato a sentire quell'intervista. Bene, questo signore ha detto una cosa sacrosanta al direttore sportivo di Giuseppe quando gli è stata fatta la domanda se fosse stato chiamato dal Pescara cosa avrebbe fatto. Questo signore gli ha detto: guarda Di Giuseppe, per il tuo bene non andare a Pescara, perché io so come lavori tu e so come lavorano a Pescara. Adesso Baroni ci avrà 100 milioni di colpe, ma come ce l'aveva Marino, come ce l'aveva Bucchi, come ce l'aveva quello del Trapani, come si chiama il compagno? Cosmi. Come ce l'aveva Cosmi, insomma... Ci dobbiamo mettere in mente che a Pescara abbiamo avuto sei allenatori e 150 calciatori, non possiamo stare sempre a dare la colpa a questi cristiani, con tutto il rispetto di chi vuole criticare questo o quell'altro allenatore, di chi vuole criticare questo o quell'altro giocatore, ma io non ho mai sentito parlare e criticare il vostro presidente, dico il vostro perché questo non sarà mai il presidente della mia Pescara. E le figure, se facciamo quelle figure, penso che non dipenda da Gabriele, il magazziniere, no? Se andiamo a Frosinone e giochiamo con le maglie dell'Upim, io quando ho visto uscire quella squadra ho detto: ma che è la Wisp qua? Cioè, allora dimmi. Mami, sì. Tanto sai benissimo che qui ognuno è libero di esprimere qualsiasi tipo di pensiero, di critica, però se poi andiamo ad analizzare il lavoro nella costruzione della squadra, credo che un po' tutti all'inizio della stagione pensavamo che il Pescara affrontasse un campionato competitivo. Se una società, poi può piacere, non può piacere, può essere antipatico il presidente o meno, fa stare i bilanci in ordine, cosa che a molti non interessa, però nel calcio di oggi è predominante. Se allestisce una buona squadra, poi le responsabilità dei risultati passano all'allenatore e ai giocatori. È vero che allenatori che sono stati qui da altre parti hanno avuto buoni risultati, ma questo è il calcio, perché un allenatore bravo come Marino a Pescara può non trovarsi bene, come è successo anche a Bruno Pace che è qui presente, da altre parti può fallire. Se un presidente o il gruppo dirigenziale fa stare i bilanci in ordine, vuoi per le cessioni dei giocatori e allestisce buone squadre, credo che le critiche debbono essere limitate sotto il profilo tecnico. Per quanto riguarda la figuraccia delle maglie, sono stato il primo a sottolinearlo, lungi da me dare delle colpe al grande amico Gabriele che non ha responsabilità sotto questo aspetto, e ripeto, non so chi sia il responsabile, toccherà alla società individuare di chi sono le colpe. Tutto qui, era una mia precisazione. Poi ognuno, ripeto, è libero di esprimere qualsiasi tipo di pensiero. Non so se gli altri vogliono rispondere in studio. Mario, se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti possiamo salutarci. No, quello che volevo dire, Henry, la tua considerazione è sacrosanta. Gli organici sono stati fatti, tutto quello che vogliamo. Allora, la colpa di chi è? Ripeto, sotto il profilo tecnico, allenatore e squadra hanno responsabilità con percentuali diverse, poi ognuno si fa un'idea se ha più responsabilità quel tipo di giocatore o quel tipo di allenatore. Ho capito, ma se il presidente, scusami, se il presidente mi dice facciamo il progetto triennale e ogni anno cambia rosa della squadra, che progetto è? Cioè, questo è un altro tipo di discorso che riguarda anche l'andamento dei campionati precedenti, perché se tu compri o acquisti un fior di giocatore e quel giocatore non ti rende, sei costretto eventualmente a cambiarlo, oppure ci sono delle esigenze di mercato e richieste di mercato che impongono delle varianti. Enrico, ne cambi uno, ne cambi due, no 35 ogni volta. Può darsi che questo sia anche un motivo per cui le cose non stanno andando per il verso giusto. Ecco, già qui ci troviamo come punto d'incontro, ma adesso... Non conta il mio pensiero, ci mancherebbe, conta il vostro, conta soprattutto... All'inizio del campionato
campionato, che giudizio aveva su questa rosa, su questi acquisti, Mario? Eri contento, era soddisfatto, era contento lei, sì? No? Ma mi puoi dare del tu perché sono... Ah, ci conosciamo, diamo del tu, poi siamo, siamo giovani. Mi accompagno ogni tanto in giro per Pescara e che ho giocato a Foggia dell'Ulivi con te. Vabbè. Anche se ero scarso, con scarsi risultati. Anche se era scarso, ha detto. Ah, giocavano, sì, sì. No, Mario, quello che sta chiesto all'inizio della tutti erano un po' soddisfatti Poggio. Di questa campagna acquisti, di questi direttori, di queste cose. E poi invece le cose non stanno andando del tutto come era previsto, ma noi abbiamo una Serie B tranquilla, abbiamo, per quello che sento dire, io non c'entro niente, abbiamo dei bilanci a posto, abbiamo delle cose a posto, cose molto importanti adesso, oltre il valore tecnico delle squadre. Mario, dobbiamo salutarti perché siamo in forte ritardo. Okay, grazie comunque. Scusami, grazie a voi, ciao. Grazie. Allora andiamo in pubblicità e poi parleremo di questa partita con il Modena, dove c'è il grande ex Bruno Pace che iniziò lì. Però se arrivate hai vinto subito. Ho vinto il campionato, sì. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Valtour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.valtour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Valtour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Allora, 12 minuti alle ore 22.30, ultimo spazio dedicato alle telefonate. Pronto TV6? Sì, pronto. Ciao Enrico, buonasera, sono Vincenzo. Buonasera Vincenzo, salve. Ciao, un saluto a te e a tutti, un abbraccio agli ospiti, che tanto li conosco uno a uno, un abbraccio a tutti. Sono testimone anch'io perché mi sono visto la partita insieme a Luca e quindi testimonio quello che lui è, confermo quello che lui ha detto prima. Tant'è che infatti se Luca si ricorda, io gli ho detto guarda che Baroni non lo tolgono, lo confermeranno tranquillamente. Io credo che stasera voi abbiate toccato fra i tanti temi di cui avete parlato il problema cardine, che poi non è solo un problema del Pescara. Il calcio italiano è sceso così in basso perché uno, non arrivano i grossi campioni, ma soprattutto perché le società di calcio italiane non hanno il coraggio di investire sui giovani e soprattutto di farli giocare. È un reato avere Vitturini, Torreira e Selassie e non farli giocare. E poi è chiaro che Brugman, reduce dall'infortunio così pesante, e oltretutto sabato, se non sbaglio, era anche influenzato, non riesce a fare quel filtro al centrocampo, tant'è che molti gol li abbiamo presi sulle ripartenze fatti da errori dei nostri centrocampisti, quindi anche la difesa di conseguenza ne ha sofferto. Questa è la prima più spazio ai giovani, no? Assolutamente sì, ma manca il coraggio, come diceva anche Sacchi giustamente in un'intervista l'altra sera. E la seconda cosa, visto che abbiamo le ultime 7 partite, io sono più che altro, non so voi, ma sono seriamente preoccupato per le partite che abbiamo in casa, Modena, Provercelli, Perugia e Livorno. Sono preoccupato più di queste partite che delle trasferte di Avellino, Lanciano e Varese, perché io credo che per andare ai playoff dovremmo fare 14 punti nelle prossime 7 partite, almeno. Un abbraccio a tutti e buona serata. Grazie. E Giuseppe voleva aggiungere qualcosa su questo fatto dei giovani? Penso su questo dei giovani, vado un po' a memoria, però se scorriamo la formazione del Pescara, viva Dio, abbiamo i 92, i 93, i 90 che stanno lì, 91 al massimo, quindi non credo che sia, cioè se il 23enne, 24enne in Serie B è considerato un giocatore vecchio, è bene la proiezione nei giovani, però anche il 96, il 95... Probabilmente bisogna... parla di freschezza, più che di 91, perché 92. Credo che lui si riferisce soprattutto ai più giovani. Sì, più giovani, cioè voglio dire, credo che il Pescara sia comunque... Una squadra che ha un'impronta e una media anno forse tra le più basse della stagione. Allora, penultima telefonata, pronto TV6? Pronto? Certo. Pronto? Pronto Enrico, buonasera, sono Maurizio. Buonasera Maurizio, prego. Buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie. Intanto volevo dire che questo Mario, che contesta Sebastiani, poteva intervenire prima per parlare con il Presidente. Adesso mi pare il solito anonimo che si nasconde dietro un nick.
Beh, anche è vero che l'abbiamo chiamato dopo noi, cioè abbiamo dopo chiamato lo spazio per le telefonate, quindi era proprio tecnicamente impossibile. Questo, no, e questo non lo sapevo, però questo Mario continua a criticare il nostro presidente, non da oggi. Comunque, volevo dire questa cosa, volevo esprimere il mio disappunto sulla scelta di mettere il costo del biglietto ad un euro, che fa il paio con gli omaggi in tribuna. Tifoso lo si è o no? Se no esiste Sky, abbasso i gufi e i frequentatori a basso costo dell'Adriatico. Forza Pescara, grazie Sebastiano di esistere. Grazie, grazie e buon lavoro. Allora, grazie, l'ultima telefonata, mi dicono che non riusciamo a prendere la linea. Allora facciamo una cosa, Andrea, andiamo con qualche messaggio, poi se riusciamo a rintracciare l'ultimo telespettatore che avevamo in prenotazione. Okay, prego Andrea. Alcuni messaggi possiamo sì. Andare. Ecco qui. Madonna Francesco, quando mi ferite? Beh, sembrava più in francese. Meno male. Pensavi che eri francese, no? Ma comunque France. Pure io pensavo fosse francese all'inizio. Okay. Intanto quando il finale a Perugia 2-0, il secondo gol lo ha segnato Verre al 29esimo della ripresa. Allora vediamo subito la classifica aggiornata, se tecnicamente è possibile. Adesso chiedo uno sforzo, bravo Maurizio. Allora, il Perugia quindi sale al quinto posto con 53 punti, l'Avellino scende al sesto posto con 52 punti, poi Livorno 51 e Spezia 50. Il Pescara resta ovviamente sempre a 2 punti dallo Spezia e a 3 dal Livorno per quanto riguarda l'ingresso nei playoff. Okay. Altri messaggi, Andrea? Sì, sì. Mister Baroni non sa entusiasmare l'ambiente. Il Pescara non diverte i giocatori nel momento cruciale del campionato, se la fanno addosso. Con queste premesse pensiamo a salvarci, scrive Marco da incapace di... non finisce il messaggio. Comunque si è firmato Marco. Vediamo il prossimo. Barò, mo però Ardacci Selasi, laconico. Il prossimo... Nel 90% dei casi lo schema proposto dalla squadra è palla a Salamon e lancio lungo, nella speranza che uno degli attaccanti prenda palla. E purtroppo una squadra che sa giocare solo di rimessa. Nessuno vuole per forza la Serie A, ma vedere almeno qualche giocata corale. Avanti. Al posto Salamon sarà squalificato anche contro il Modena. Sì. Al posto di stare sempre a criticare, venite allo stadio, vi sta pure a pregare la società con i biglietti a un euro. Nello stadio ci si va. Allo stadio, non per i giocatori, non per la società, ma per la nostra città. Insomma, questa decisione di portare il biglietto a un euro è anche contestata dai veri tifosi, perché dicono se ci venite, veniteci sempre, no? Prego Andrea, altri due e basta. Sì, porca miseria, un toscano come Sarri messo in discussione. Buona serata Tony. Messo in discussione da chi? Infatti non lo capiamo, è arrivato così. Volevo chiedere a Enrico come mai non vengono mai invitati i giocatori o l'allenatore del Pescara nella trasmissione. Credo che avere come ospite un giocatore a settimana riavvierebbe la squadra, riavvicinerebbe, suppongo, la squadra alla tifoseria. Non è questione di invitarli, sono anni che i tesserati del Pescara non possono andare nei vari salotti e televisivi. Ci mancherebbe che non ci sia disponibilità da parte nostra. Anzi, e sono d'accordo comunque che si rafforzerebbe un po' il rapporto tra tesserati e pubblico. Come no? Si rafforzerebbe il rapporto con gli allenamenti a porte aperte, il rapporto con il potere. Andiamo da Valerio De Carlis per gli ultimi due messaggi da forzapescara.com. Sì, anche perché sta per iniziare Pescara Modena andando avanti così. Okay, prego Valerio. Ti leggo due post, così vi do anche un bel argomento di ricordo. Gipsy dice: mi sembra di rivivere il prepartita di Pescara Pistoiese 1978-79, quando allo stadio andammo. La possiamo vedere intanto questa, perché in video vediamo sì, solo te Valerio. Un attimo solo Enrico che ci riproviamo, vediamo così, non so se ci riusciamo adesso. Allora, ci stacchiamo anche da te Valerio, perché siamo proprio negli ultimissimi minuti. Non so se Andrea è pronto con la telefonata, non siamo pronti questa sera, peggio del Pescara. Va bene, allora, Bruno, Pescara-Modena, il Modena, dicevamo prima, hai un bel ricordo, però sono cambiati davvero i tempi. È la squadra che ha segnato meno gol in Serie B, però è anche la squadra che dopo il Carpi ha preso meno gol. Quindi l'attacco più scarso e la difesa quasi più forte. Che partita sarà?
La partita sarà niente. Il Pescara non deve avere la fretta di andare a tutti i costi adesso, dopo tutte queste pressioni, queste cose. Deve giocare, eccetera, una qualità superiore, secondo me, insomma, anche se in casa fiducia non, insomma, c'è, non c'è, però insomma. Dobbiamo vincere, basta. Vincere, basta. Diciamo delle banalità, quando uno chiede un pronostico io mi lascio andare perché non so che dire, insomma, dipende, chi giocherà meglio vincerà, insomma. Giuseppe, in queste 7 partite Baroni dove influirà di più? Sulla testa dei giocatori, sulla tecnica, sullo spogliatoio, su cosa? Ma credo che debba incidere, possa incidere sulla testa dei giocatori, perché in 7 giornate non si riesce a sovvertire, a creare quello che non si è creato, oppure a inventarsi qualcosa che non è stato possibile inventarsi negli 8 mesi precedenti. Quindi credo che debba riuscire a gestire un gruppo che, ripetiamo, ha grosse potenzialità e che non deve mollare assolutamente, perché veramente sarebbe un peccato capitale non riuscire a provarci fino alla fine. Sì, Francesco. Quello che ha detto, però vorrei ricordare che un certo Ivo Iacone alla guida del Pescara disse a 6 giornate dalla fine, quando sembrava tutto, vinciamo tutte e 6. Esatto, tutto perso, dobbiamo vincere, non dobbiamo provare, dobbiamo vincere tutte e 6. Oh, sarà stato un caso, ma mi sembra che il Pescara poi fu promosso in Serie B. Ma c'è anche quel precedente che diceva Valerio De Carlis di Pescara Pistoiese, qui risaliamo alla stagione 1978-79, vero Valerio? Eravamo bambini. Non credo di riuscirvelo a farvelo leggere, perché c'è, vabbè, insomma, c'è questo cosa di tempo. Può succedere. Quando tutto sembrava perso. Vabbè. Allora, Luca, Pescara Modena, così, che partita prevedi? Va bene mister, è difficile prevederlo, le assenze di Salomon dietro e di Melchiori Davanni metteranno Baroni davanti a delle scelte che potranno essere importanti. Io mi auguro ovviamente... Zubric, Fornasi dietro e... insomma, eccolo qui, Valerio, riuscito. Ce l'abbiamo fatta, sì. Ve lo leggo. Mi sembra di rivivere il pre-partita di Pescara Pistoiese 78-79, quando allo stadio andammo ormai rassegnati a disputare un altro anno la Serie B. Quel giorno successe l'incredibile, il Monza perse con il Lecce in casa e noi vincemmo 3-0 con la Pistoiese. Chi c'era sicuramente ricorderà quella giornata, che sia da auspicio con il Modena, magari con i risultati di Spezia e Livorno. Appelliamoci anche a questo. Magari. Comunque di riveder muovere quella rete, vedere Pescara tornare a vincere. Paolo. Sì, due cose, un inciso prima sulla società, io volevo rispondere a quel telespettatore che aveva chiamato, la società può commettere gli errori, ci mancherebbe, però ricordiamo che questi dirigenti sono stati lasciati soli dall'imprenditoria pescarese abruzzese, perché ormai da qualche anno, da un paio d'anni, 2 anni e mezzo, vanno avanti da soli. Il presidente Sebastiani ha sempre detto che le porte della società sono aperte, ma non mi sembra che ci sia la fila dinanzi alla società, quindi da questo punto di vista io credo che bisogna dare fiducia alla società, perché come dicevi tu, il primo campionato, il campionato più importante è quello dei bilanci, e credo che la storia recente del Parma qualcosa insegni. Per quanto riguarda Pescara Modena, ricordiamo quello che è successo all'andata: Pescara chiuse in 8 dopo un arbitraggio davvero disdicevole, quindi io credo che sportivamente parlando mi auguro che si possa vendicare quel sabato infausto. Intanto sono stati resi noti anche i posticipi Avellino Pescara domenica 3 maggio. Grazie a Luca Pennese, a Paolo Renzetti, grazie, a Giuseppe Tamboni, a Bruno Pace e Francesco Di Francesco, che rivedremo anche nelle trasmissioni di Lega Pro, perché si sta coronando il sogno a Termo. Ringrazio Andrea Costantini in regia, ciao, Valerio De Carolis da ForzaPescara.com, ringrazio ovviamente anche Maurizio D'Aguisto perdendo il filo, e ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto. Serie B.
il campionato degli italiani.